Spero di giocare domani, ho proprio voglia di giocare questa partita, l'aspettiamo da tanto, e per quello che abbiamo fatto durante questi giorni di preparazione la squadra sta bene. Non mi interessa che motivazioni hanno loro, non guardo mai in casa degli altri, guardo e cerco di stare attento e concentrato su quello che posso fare, scegliere e decidere, e quindi è chiaro che tutto quello che ho nella testa io è la mia squadra, i miei giocatori. Quello che fanno loro non mi interessa, non mi condiziona, non condizionerà la partita, non condizionerà neanche i ragazzi. Come dicevo prima, non siamo abituati a guardare quello che è successo nel passato. Ragioniamo su quello che è successo noi nelle ultime partite per cercare di lavorare per migliorare alcune cose, però in questo momento la squadra è incondizionabile, non c'è niente che può abbattere questi ragazzi, non c'è niente che loro non possano superare, ne sono consapevoli di questa cosa, e questa è una bella forza. Kako istružaviš vidjeti sutra na terenu? Pa kod nas nema lila ili da smo na nekih 70%, uvijek smo na 100%, mislim da to pokazujemo iz utakmice u utakmicu, pogotovo zadnje 4 utakmice, dižemo se kao ekipa, dižemo se, atmosfera nam se diže u ekipi. Mislim da to ljudi prepoznaju i mislim da će takva utakmica biti sutra. Mi smo najagresivnija momčad u ligi koja najviše trči i koja će sigurno dati sve za pobjedu. Sutra će biti na nož. I opet kažem, mi smo totalno druga ekipa sa drugčijim sustavom, sa drugčijim mindsetom i kažem, mi smo spremni za sutra, mi smo spremni za svaku utakmicu, kao što i trener kaže, uvijek smo na 100%, treniramo baš jako i kažem, spremni smo. Sad, Rijeka, vidim, ono malo pratim to, čuo sam se s nekim ljudima, pritisak je veliki kod njih, njima čak bi remik bio podbačaj, oni jednostavno ovdje moraju doći po pobjedu jer su svjesni da se bod po bod prvenstveno ne osvaja. Dakle, bez poraza su ko Hajduka zaostaju 6 bodova. Dakle, ne možeš nešto visoke, neke ciljeve ako remiziraš, ne znam, sa Slavinom, Lokomotivom i Varaždinom 3 kola za redom. Dakle, oni dolaze po pobjedu, dakle, to je jedna najava jedne otvorene obračuna, možemo tako reći. Pa mi, iskreno, i što se te ne rekao, ne zanima nas Rijeka, zanimamo sami sebe. Ako mi igramo naš nogomet, sigurno će biti teško svakome, a pogotovo na drzini se nadigravati sa mnom, s nama. I to, kažem, ne zanimaju nas oni. Fokusiramo se samo na sebe i to je to.